La valorizzazione e conservazione del patrimonio archeologico e culturale del Molise trova un nuovo valido alleato ed è il nuovo laboratorio di archeologia dell'Università degli Studi del Molise. È stato infatti inaugurato il nuovo laboratorio che sarà diretto dal professor Carlo Ebanista del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali della Formazione dell'Università del Molise. Il laboratorio nasce dalla collaborazione con la Regione Molise, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e la Direzione Regionale Musei. Ascoltiamo il neo direttore del laboratorio archeologico, il professor Ebanista, e il magnifico rettore, professor Brunese. Professor Ebanista, un nuovo supporto alla regione, al territorio, viene dal laboratorio di archeologia. Di cosa si occuperà in particolare? Allora, il laboratorio è nato come punto di riferimento e di raccolta dei materiali provenienti dagli scavi che il nostro dipartimento conduce in Molise. Grazie alla collaborazione con la soprintendenza e grazie al nostro rettore che ha creduto in questa iniziativa sin dal principio e che ancora sta dando il suo contributo per potenziarlo. Il laboratorio, grazie anche all'acquisizione di strumentazione innovativa, di macchinari, attrezzature e di competenze che sono state acquisite nel corso dell'ultimo periodo, diventerà un punto di riferimento per lo studio, la catalogazione dei materiali dei nostri scavi e quindi per l'acquisizione di dati importanti per la conoscenza del territorio. Questo grazie anche alla collaborazione con la Regione che ci ha messo a disposizione i fondi per acquisire anche delle nuove strumentazioni che svolgono un lavoro interdisciplinare, in quanto non è soltanto il nostro Dipartimento di Scienze Umanistiche, ma è anche la collaborazione con gli altri dipartimenti e quindi con le competenze di agraria, di scienze e di medicina. Quindi mettendo insieme queste diverse specifiche competenze avremo la possibilità di acquisire informazioni, dati sulla vita nella nostra regione dalla preistoria al post medioevo. Magnifico rettore, l'università è da sempre vicino al territorio e alla regione Molise, adesso lo è ancor di più perché fungerà da supporto alla valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale e archeologico grazie a questo nuovo laboratorio. Che è proprio il nostro progetto, questo laboratorio, l'apertura di questo laboratorio entra nel percorso della valorizzazione del patrimonio archeologico, il progetto che abbiamo insieme alla regione Molise che prevede l'apertura degli scavi adesso che avverrà il mese prossimo, un progetto My Experience per la valorizzazione anche visuale di quello che è il patrimonio archeologico del Molise e non meno importante il laboratorio che inauguriamo oggi, dove ci sono i reperti dei siti archeologici ritrovati in Molise, dove arriveranno anche naturalmente i nuovi reperti e ci sono tante cose molto belle. Secondo me oggi è una giornata importante per dire come sempre che l'università c'è, fa la sua parte e io dico sempre quando ci sediamo tutti allo stesso tavolo, noi, la soprintendenza, la regione, il polo museale, i risultati sono naturalmente sempre migliori.